Avvocato Antonella Sotira, devo dire un appuntamento importante, un appuntamento di spessore al quale abbiamo dato anche il giusto rilievo, il giusto tempo soprattutto. Un libro, quello di Fausto Bertinotti, che viene meno a quello che è l'intento del concorso, ovvero non è un libro fuori concorso quello del presidente Bertinotti, anzi del sindacalista Bertinotti, ma è un libro in concorso. Sì, un libro in concorso, perché avremo un premio sia per la saggistica, e questo rientra nei saggi, sia per la narrativa. Ci tenevamo ad avere questo libro del presidente Bertinotti perché è un libro pieno di domande e quindi un libro facile da presentare, perché le domande sono già contenute nel libro, bastava semplicemente ascoltare le risposte. È un libro intrigante, credo che sia un libro che debba essere letto dai giovani, perché racconta un pezzo della nostra storia di cui abbiamo sentito poco parlare, e la racconta ancora dalla voce viva, vivente, di un uomo che ha fatto una parte della nostra storia italiana, perché sicuramente noi tutti ricorderemo il presidente Bertinotti non solo come presidente della Camera, ma anche come leader di Rifondazione Comunista, quindi questa nascita di un nuovo partito che generava dal vecchio PC e che ha comunque attraversato un'ascesa con una debacle imprevedibile, contrassegnata però dalla coerenza, e questo è un grande segno che sino ad ora ci hanno dato in pochi. È vero, la coerenza, questo è un capitolo importante per quello che concerne il presidente Bertinotti, tanto coerente che subito dopo la sconfitta, parliamo di quella del 2008, il presidente si è autorottamato, per usare uno di quei termini orribili, però lo voglio ribadire proprio perché sottolineando a volte si può mettere l'accento su quello che non ci piace, dalla politica, trovando però un nuovo stimolo, quello della scrittura. Non credo che il presidente abbia smesso di fare politica, nel senso che comunque non ha smesso di essere al servizio della gente, di comunicare con il popolo, di incontrare il suo popolo, che non è solo il popolo degli ex comunisti o degli operai. Addirittura l'abbiamo visto incontrare il popolo cristiano, perché l'abbiamo visto essere presente a vari raduni di CL, l'abbiamo visto molto più presente in televisione, in cui lui testimoniava che la cosa che più gli mancava di questa sua attività politica era proprio il contatto, l'affratellamento con il popolo attraverso la sua attività da sindacalista. Sì, come scrittore è anche un grande scrittore, io l'ho molto apprezzato, l'ho amato, non solo perché attraverso di lui ho una rilettura diversa della Sacra Bibbia e dei testi di Paolo di Tarso, ma l'ho molto apprezzato nell'altro libro, Colpita al cuore, che è un libro dedicato alla nostra Costituzione e alle problematiche di come questa Costituzione fondata sul lavoro sia stata invece brutalmente uccisa dal capitalismo imperante. Io chiuderei con un passaggio che l'ha particolarmente colpita di questo libro, un passaggio o anche una figura di quelle tante descritte dal Presidente, suo, è proprio personale, un suo cameo. Il mio cameo è che questo libro mi ha subito riportato all'idea del Duc in Altum, a questo nuovo Millennium Euntae, che era l'enciclica con cui Giovanni Paolo II iniziava il millennio, questo invito sì a ricominciare da capo, a rigettare le reti là dove non si è pescato, e ritengo che in questo preciso momento sia possibile per tutti noi ritornare sul luogo del delitto, rigettare le reti e forse tirare fuori qualcosa che non ci aspettiamo.